Credo che i fatti parlano in maniera assolutamente inequivocabile. All'interno dell'Assemblea regionale siciliana era stato presentato un emendamento che aveva trovato il consenso trasversale di tutti i gruppi parlamentari. E voglio ringraziare il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, oltre ovviamente a tutte le forze del centrodestra. Il Presidente dell'Assemblea ha ritenuto opportuno non renderlo ammissibile, con motivazioni che ritengo siano assolutamente eretiche rispetto alla prassi dei lavori parlamentari. Ne ho preso atto. Tutto ciò ha rappresentato un'offesa alla dignità del Parlamento, non soltanto della nona città d'Italia che vive un'emergenza economica finanziaria drammatica, ma evidentemente qualcuno utilizza il ruolo prestigioso di Presidente del più antico Parlamento d'Europa per finalità di correnti all'interno del suo partito. Ovviamente il percorso non si è arenato, martedì all'interno della Commissione Bilancio dovrebbe essere dato il voto finale al collegato alla finanziaria e quindi quell'emendamento è stato approvato all'unanimità all'interno della Commissione Bilancio, ma la perdita di tempo di questi mesi credo che sia assolutamente imbarazzante, che testimonia il modo con cui qualcuno interpreta il ruolo di Presidente del Parlamento siciliano, che di per sé dovrebbe essere un ruolo di alto livello istituzionale.